prossima settimana e decimo argomento della YouTube Pagan Challenge, questa settimana ci era chiesto di parlare delle fasi lunari. Non so bene come improntare questo discorso, anche perché io non mi preparo mai tanto prima, anche perché, come vedete, sto registrando in seguito gli ultimi due video della YouTube Pagan Challenge, tanto che ho ancora i diari specchio qua davanti a me. E, le fasi lunari. Allora, io sono sempre stata una pagana che celebrava le lune piene, senza così considerare però tanto le altre fasi lunari, ovvero la crescente, la nuova e la calante, a meno che non si trattasse di dover fare degli specifici rituali che richiedessero appunto quella fase lunare. Avevo fatto tutti i video per le varie fasi lunari e quindi comunque sapete anche per cosa si possono utilizzare. Le lune piene sono proprio sempre state celebrate da me fin dall'inizio del mio percorso, perché sul diario, sì, sul diario, sul libro di Dorothy Morrison c'erano appunto i diari delle 13 lune dell'anno. Negli anni la pratica è un po' variata, ma ritengo che sono sempre di forte ispirazione quei ritualini scritti su quel libro lì, che appunto con integrazione di anche di altri libri, di altre letture, anche di internet, eccetera, eccetera, col tempo sono stati un po' modificati, ma sono stati portati avanti. Ci ho fatto anche appunto tutta una rubrica per un anno con appunto le 13 lune della strega, non soltanto le lune inerenti alle quattro fasi. Continuo a celebrare le lune, non soltanto però le lune piene. Da un bel po' di anni a questa parte, soprattutto la luna nuova, è diventata un momento importante per me, perché è una luna particolare che solitamente non è considerata, soprattutto nelle tradizioni neopagane, perché ci hanno insegnato che la luna nera è un momento nefasto in cui è meglio non fare niente. E questo è un grave errore che non ho idea se è stato trascritto erroneamente o se è stato tramandato da persone che non sapevano neanche che cosa dicevano, perché è vero che nell'antichità, al momento in cui assolutamente era tutto buio, si poteva avere paura, ma non esistono momenti peggiori di altri, o meglio, ogni fase lunare è sfruttabile per un determinato scopo. Questo non vuol dire che nel momento in cui c'è la luna nera bisogna usare energie negative, anche se sicuramente per alcuni tipi di magia è il momento più adatto. La luna nera è come se fosse una grande porta che si apre sul mondo in quel momento ed è una sorta di portale per il mondo con gli spiriti, degli spiriti e per appunto il lavoro anche con gli antenati. Quindi è questo il motivo prevalente per cui per me la luna nuova è diventata veramente importante e sono addirittura solita di andarla a celebrare anche con le mie compagne che comunque condividono con me l'importanza di questa fase lunare, senza nulla togliere ovviamente alla fase crescente e calante, perché anche questi ovviamente sono momenti importanti che però almeno nella mia tradizione personale non prevedono esattamente delle celebrazioni. Recentemente ho deciso di scrivervi sul blog più o meno quello che farò durante le lune piene a impronta nordica. Questo perché ho iniziato anche questo tipo di ritualità di gruppo e quindi mi sembrava carino, insomma, rendere partecipi anche voi. In genere parto con quello che ho imparato da Raven Caldera, ovvero Raven Caldera sul suo sito ha una serie di 13 poesie, chiamiamole così, dedicate alle 13 fasi lunari, dove per ogni luna associa una delle ancelle di Frigg e un albero. Lui descrive questa esperienza come, cioè questi scritti come un'esperienza devozionale che gli è stato chiesto di fare, che trovo assolutamente utile e molto carina, che poi personalmente uno potrebbe anche elaborare a livello personale, dove appunto collega un albero che è appartenente prettamente alla tradizione celtica con una divinità appartenente prettamente alla tradizione norrena, poiché è nordica. Lui descrive, se io non ho capito male, il fatto che queste tradizioni, che comunque sono in un certo qual modo anche collegate, cugine tra loro, in modo che queste lune possono essere di ispirazione ad entrambe le tradizioni. Io non lo trovo tanto possibile, nel senso che sicuramente un tradizionalista norreno può sicuramente tenere in conto l'albero collegato a quel particolare momento di luna piena di quel mese e assolutamente la divinità che Caldera ha scelto piuttosto che metterne un'altra, ma non viceversa, perché viene da sé che una persona che segue la tradizione celtica
non preghi le divinità nordiche, suppongo. Però, insomma, possono essere di ispirazione come scritti e molto carini anche per dare una sorta di anche decorazione dell'altare. Per esempio, mi viene in mente la passata luna piena che c'è stata, era sotto l'albero dell'agrifoglio e della dea Sin, una dea della giustizia nordica, che in quel momento, tra l'altro, si è rivelata essere molto utile per lavori che dovevamo fare anche a livello di gruppo. E questo è il mio rapporto con le fasi lunari. Le sento molto. Ho imparato soprattutto a vivere il ciclo lunare con il lavoro con il ciclo mestruale che avevo fatto tanti anni fa con il libro di Miranda Gray, La Luna Rossa. Io non ho un ciclo mestruale naturale perché prendo la pillola. Ho l'ovaio policistico, quindi non avrei un ciclo naturale nemmeno senza pillola, nel senso che purtroppo il mio ciclo mestruale dura anche 3 mesi e perciò non mi è possibile lavorare con la luna e il ciclo mestruale. Però anche pur prendendo la pillola, con le dovute attenzioni, con un lavoro mensile attraverso le lunazioni e attraverso la propria persona, mi era stato possibile scandire della ritualità mensile, naturale, che avveniva nella mia vita, quindi le giornate in cui magari ero più nervosa, piuttosto le giornate in cui ero più creativa, eccetera, eccetera. E credo che sia un lavoro che tutte le donne dovrebbero fare, a prescindere di come sia il ciclo, che sia naturale o che sia indotto dalla pillola, perché comunque, anche se uno appunto prende una medicina come la pillola per bisogno o perché per necessità, comunque non è assolutamente esente dalle sensazioni che il ciclo mestruale ha e che la luna ha. Anzi, possono essere abbastanza simili, soprattutto se avete un ciclo anche indotto, ma che comunque è abbastanza regolarizzato con la luna piena e la luna crescente. Ma comunque appunto siamo comunque tutti soggetti alle influenze della luna purché noi ci facciamo un po' di attenzione. Quindi anche il lavorare con la luna crescente e la luna calante è possibile se uno ci fa attenzione. Per il resto appunto utilizzo le fasi lunari totalmente per alcuni tipi di magia, se devo farla, se mi servono. Non ho delle scaramanzie, quindi tipo non guardo che luna c'è, se devo fare una divinazione o se devo fare qualcosa di specifico. Cerco semplicemente di guardare la lunazione quando devo fare effettivamente degli incantesimi per cercare quantomeno, se non addirittura scegliendo l'ora planetaria, che è una cosa che ogni tanto faccio, almeno il momento preciso. Una cosa che mi fa spesso sorridere è vedere le persone che celebrano la luna piena in giorni diversi dal giorno della luna piena. Per me la luna piena deve essere celebrata nel momento più vicino che vi è possibile. Quindi se per esempio il calendario ve la dà in data, che ne so, 10, però ve la dà a luna di mattina del 10, forse se la celebrate la notte del 9 è molto più sensato che celebrarla la notte del 10, quindi io faccio molta attenzione all'orario. Questo non vuol dire che io celebro la luna piena nel momento in cui ho la luna nuova, nel momento in cui il calendario mi segna l'orario, anche se li ho tutti scritti, però cerco di avvicinarmi il più possibile. Per me, a differenza dei sabba che possono essere celebrati anche in momenti successivi, anche gli equinozi e i solstizi, se uno non riesce, perché quasi nessuno credo riesca nel momento esatto in cui cade l'equinozio e il solstizio, dico a livello di ora, ma magari lo fa qualche giorno dopo addirittura, perché non riesce nella giornata, credo che vada bene lo stesso, perché è un tipo di energia che attraversa e permane, mentre quella della luna è quella giornata lì, anche se apparentemente rimane piena anche il giorno successivo, è già in fase calante e viceversa il giorno prima è ancora in fase crescente. Per aiutarvi potete addirittura comunque scaricare qualche applicazione per semplificarmi molto la vita, sia negli orari che per sapere effettivamente a che percentuale di pienezza o vuoto è.
E per il resto, insomma, non faccio chissà quali attenzioni a livello astrologico con le fasi lunari, perché l'astrologia è una scienza che per me è ignota e non mi appartiene. Però apprezzo molto i video anche che si fanno dove si parla magari appunto delle influenze che i segni hanno nell'entrata delle case, la luna in che momento si trova e queste cose qua. Lo trovo utile e anche proprio a livello pratico, di pratica spirituale, può essere un ulteriore spunto anche per integrare qualcosa in un rituale di cui magari avete bisogno e quello è il momento più adatto in cui farlo. E con questo credo sia tutto anche per quanto riguarda le lune piene, cioè scusate, le fasi lunari. Ricapitolando, appunto, io celebro lune piene, lune nuove tutto l'anno, tutti gli anni. Ovviamente mi capita magari di saltarne qualcuna, soprattutto non celebro sempre le lune nuove se sono da sola. Adesso che appunto ho un gruppo da un po' di mesi, siamo un po' più rigide. Però in generale le lune piene, se non le celebro davvero, comunque accendo magari una candela, perché è comunque una cosa, cioè la luna piena è proprio un momento che mi piace tantissimo, perché mi ricorda anche proprio l'inizio del mio percorso. Il primissimo rituale che io feci, fu proprio, una luna piena di agosto, quando ancora non sapevo nulla. E mi ero fatta guidare totalmente dall'istinto di quella che era una ragazzina di 14 anni, e senza poi neanche sbagliare più di tanto. E perciò proprio un legame con la luna, probabilmente portato proprio da questa cosa qui. Mi ricorda tantissimo le sere d'estate, appunto l'opportunità di celebrare all'aperto, di ritrovarsi con gli amici, falò, queste cose qui. E quindi è proprio un momento che mi piace moltissimo e come tale va assolutamente ricordato e celebrato.